Eccoci finalmente in diretta, sono le 21.21 da Medjugorje Italia TV. Un saluto a tutto il mondo, ci scusiamo questi 20 minuti di ritardo dovuto a un guasto tecnico, un problema tecnico. Abbiamo con noi Angela e anche Draga in linea, salutiamo tutti gli amici che si sono agganciati oggi, quindi un saluto alla Calabria, alla Sicilia, a Roma città e il nord Italia. Buonasera Angela, a te la linea. Buonasera Eliseo, buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo sia dalla Medjugorje Italia TV che dai canali Facebook, anzi vi chiedo di attivare le notifiche per chi ci segue da Facebook e di condividere, così tanti altri amici possono seguirci. Tra l'altro chiediamo scusa per questi 20 minuti di ritardo e devo dire che se qualcuno ci ha messo lo zampino a crearci tutti questi problemi, beh, credo che questa sarà veramente una intervista molto interessante e soprattutto molto fruttuosa dal punto di vista della spirituale. Allora, questa sera avremo con noi Draga, che è la cugina di Ivan, del leggende Ivan e della leggente Ivanka, ed era anche la vicina di casa della leggente Maria. Lei insieme ai veggenti appunto in quegli anni prima del 1981 appunto giocavano insieme, si conoscevano, si frequentavano, andavano insieme a lavorare nei campi, a scuola. Però per tutti e non solo per i veggenti il 24 giugno del 1981 è proprio cambiata radicalmente la vita, perché è successo qualcosa di grandioso, talmente grande che ancora dopo decenni è la storia del mondo, perché veramente la Madonna che scende viva tutti i giorni sulla terra per guidarci in questo periodo così particolare, ecco, è un qualcosa che ha cambiato la vita prima loro e poi a noi tutti. Allora, cara Draga, io ti chiederei gentilmente se tu puoi ricordare quegli anni iniziali e puoi raccontarci proprio la tua esperienza e la tua storia personale. Allora, posso cominciare? Sì, sì. Bene. La festa oggi. Oggi è Giorgia, l'ultimo giorno era sulla terra. Ecco, comunque, grazie a Dio che Gesù c'è. Se lui non è risorto, questa vita sarebbe una delusione. Ecco, veramente mai avuto dubbi che Gesù non è risorto per noi. Veramente noi dobbiamo essere così orgogliosi, così fortunati, che abbiamo questo dono che purtroppo tanti non hanno potuto capire. Ecco, allora io vi saluto, grazie per questo invito di fare questa testimonianza. Ecco, tanti di voi mi conoscete, sono anche la guida di Medjugorje. Allora ho fatto le testimonianze tante volte anche in Italia, ho parlato anche per i festival dei giovani, però quello che Angela diceva, che io sono cresciuta lì a Podbrdo, avevo 15 anni quando le apparizioni sono iniziate, più o meno stessa età come i veggenti, la nostra vita era normale come tutti gli altri giovani. Si andava nei campi, si lavorava, si andava a scuola, però quello che era importante è che mai si lasciava la casa, non si lasciava mai la casa senza la preghiera. Questo ci hanno insegnato i genitori, frati, le suore. Certo, prima delle apparizioni c'era la fede, però da quando le apparizioni sono iniziate, veramente anche la nostra vita si è cominciata a cambiare piano piano. Sappiamo che tutto è iniziato sulla collina, giorno 24 di giugno 1981, quando c'era il periodo del comunismo, poi c'erano le persecuzioni dei comunisti. 7 giorni sono state le apparizioni sulla collina, dopo reagisce governo perché non si poteva radunare sui monti perché erano proibiti eventi pubblici,
E dopo Dio ha pensato, tutto si è cominciato programma in chiesa. Come padre Ioso diceva, veramente i comunisti ci hanno fatto favore chiudere i monti per 2 anni e così la gente ha cominciato a venire più in chiesa, pregare più in chiesa, pregare più nelle famiglie. Questo è vero, perché anche vedete con questa situazione che c'è oggi, quanto per voi italiani che siete, diciamo, quelli che si andava in chiesa, come è stato doloroso di non andare a messa. Allora per noi, noi abbiamo combattuto per Santa Messa, non abbiamo combattuto per denaro, perché in quel periodo non c'era, e grazie a Dio che siamo riusciti, diciamo, a proteggere questa messa. E grazie a Dio che si è pregato, perché anche la Madonna ha detto in un messaggio: Dio ha bisogno della vostra parrocchia, ha scelto prima i veggenti, poi ha scelto come Maria veggente, dice, prima la Madonna ha scelto noi per tutti i nostri, dopo ha scelto la parrocchia con tutti i suoi difetti, perché sappiamo che nessuno è perfetto, e noi abbiamo risposto. Dopo Dio ha scelto preti, preti hanno risposto, cioè, possiamo quelli che non credono, perché ognuno è libero, è importante che ogni un modo positivo dice. E dopo tutto il mondo, Dio voleva che il mondo accetta il messaggio, e sappiamo che la Madonna è apparsa a Medjugorje come la regina della pace. Lei si è presentata come la regina della pace, ha pianto tante volte per la pace, e non si capiva perché la Madonna piange volte per la pace. Tempo abbiamo, diciamo, avuto subito. Infatti non è facile, diciamo, spiegare tutto in pochi minuti, però io posso dire, diciamo, anche con tutta questa situazione che sta succedendo oggi, anche i veggenti tante volte dice che la Madonna diceva futuro, per futuro, come anche appariva Miriam, quella erano legati del 2 del mese, diceva che la preghiera per quelli che non hanno conosciuto amore di Dio, perché tutto male che sta succedendo nel mondo arriva da quelli che non conoscono Dio, e noi non dobbiamo condannarli, dobbiamo pregare tanto per loro, pregando per loro, preghiamo per nostro futuro. Ecco, io Novitska veggente nei primi giorni, se lei era sicura che quella donna che hanno visto sul monte era la Madonna o qualche altra persona, lei ha risposto: non è che ero sicura 100%, ero sicura 1000%. Però l'unica cosa che noi non abbiamo potuto capire, che cosa lei vuole da noi e come tutto questo finirà. Credo che dopo tutti questi anni abbiamo capito molto bene, se abbiamo seguito i messaggi, che cosa Dio tramite la Madonna vuole da questa umanità. Dio vuole che l'umanità ritorni a Dio, che l'umanità non crea più futuro. Come finiranno così lunghe apparizioni di Medjugorje? Certo, all'inizio io mi ricordo, noi non si poteva credere, perché noi veramente abbiamo creduto subito, perché conoscevamo i veggenti che erano delle famiglie religiose, e non si poteva inventare una cosa, diciamo, del genere, fare le bugie. Anch'io dico sempre, quando vedo tanti pellegrini a Medjugorje, dico a me che Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tante persone.
qui con i problemi con le croci e credo che siamo tutti con i problemi con le croci, nessuno viene qui in vacanze. Comunque, per questo voglio dire che tanti non hanno creduto all'inizio, certo, nostra regione abbiamo creduto tutti subito, però ci dispiaceva che tanti non credono, non si poteva capire che uno non riesce a credere. Però oggi, se analizzo, non possiamo credere tutti stesse cose. Però quello che voglio dire è perché tanto credevano alle apparizioni di Medjugorje, perché dicevano che tanti anni, impossibile. Però analizzando tutta questa situazione che sta succedendo nel mondo, anche questa situazione, ho capito già da tanto tempo, quelli che mi avete ascoltato anche prima, dicevo sempre adesso, quest'anno, che anni nostri e anni di Dio, tempi nostri e tempi di Dio non sono stessi. Chi non ha capito questo mi dispiace, perché cosa sono per Dio, per la Madonna, 40 anni, se si tratta di una cosa seria per l'umanità? Perché la Madonna ha detto, quando è apparsa a Fatima, perché il messaggio più importante, quello che ho cominciato a Fatima nell'anno 91, ha detto in agosto tramite Maria, nel messaggio ufficiale, mi sembra 25 agosto, quello che ho cominciato a Fatima sarà compiuto a Medjugorje attraverso i segreti. Il messaggio più importante di Fatima è la conversione, e il messaggio più importante di Medjugorje è sempre la conversione. E la mia conversione per che cosa mi serve? Per la mia salvezza. Perché dobbiamo capire che ogni apparizione è per la salvezza dell'umanità. E per questo io sempre dico che per me il messaggio più bello della Madonna, cari figli, mio figlio mi ha concesso di rimanere con voi così lungo per proteggervi e aiutarvi, perché, cari figli, da soli non potete farcela. Cara Draga, mentre tu parlavi, sì, mi hai fatto venire in mente un pensiero, proprio perché stai parlando della Madonna di Medjugorje, che appare veramente da 39 anni e porta pace, porta speranza. Ha portato pace anche durante la guerra. Io sono venuta a Medjugorje nel periodo della guerra e sono una testimone oculare di come, seppur intorno a Medjugorje ci fossero proprio i rumori di guerra, in Medjugorje si respirava proprio quest'area, aria di pace, quest'area di speranza e di presenza. Ora invece, purtroppo, negli ultimi anni, soprattutto qui in Italia, non so se sei al corrente, arrivano voci apparentemente dal cielo dove come dire, preannunciano catastrofi, mettono in guardia, insomma, voci che più che puntare alla speranza e alla salvezza, come ben descritto tu a Medjugorje, puntano più che altro alla paura, al terrore degli eventi, mentre sappiamo bene, perché la Madonna Medjugorje ce l'ha spiegato molto bene attraverso i suoi insegnamenti di questi anni, che a lei, come è già successo a Lourdes a Fatima, in realtà non si preoccupa della nostra morte corporale, anche perché dovrà avvenire prima o poi, ma si preoccupa proprio della nostra vita spirituale. Ecco, la tua esperienza di questi anni alla scuola di Maria, tu quando pensi alla Madonna, appunto, pensi a un messaggio di speranza e di fede, non al timore di quello che può capitare oggi qui su questa terra. Vero? O comunque ci puoi dire tu? Ah sì, comunque io mi ricordo nei primi anni quando i veggenti dicevano che avevano i segreti. Certo, l'uomo è sempre coraggio, come si dice, ha coraggio, vuole sapere futuro, però credo che Dio non vuole che noi prendiamo paura. Paura è di Satana. Però quello che veggenti sempre dicevano, che la Madonna ha detto che l'umanità, se il mondo non prega, non fa digiuno, non fa penitenza, succederanno delle cose, perché
I veggenti all'inizio dicevano che la Madonna ha detto che alcuni segreti si possono diminuire, modificare, e mi ricordo che si è parlato del settimo segreto. La Madonna ha chiesto proprio tanti sacrifici, e questo settimo segreto, credo che avete letto in tanti libri, che si è modificato, doveva succedere qualcosa molto più grave, diciamo, e grazie alla preghiera, digiuno, penitenza, si è modificato. Però mi ricordo l'anno scorso, per giorno dell'anniversario, c'erano interviste di alcuni veggenti, però erano in diretta. Di solito ogni tanto c'è qualche intervista su Radio Mir Međugorje che è registrata, magari dall'anno scorso, due o tre anni fa, però erano in diretta. Allora c'era la domanda di signora che conduceva il programma, se si possono modificare, diminuire alcuni segreti, e alcuni veggenti ha detto purtroppo non più, quello che succederà, succederà. Io in quel momento ho pensato, ma questo non mi risulta, anche un prete, mi ricordo italiano, dice, draga, questo non mi risulta che la Madonna ha detto così. Però io dopo ho pensato, se noi ai nostri figli lasciamo fare quello che loro vogliono fare, devono prendere le conseguenze. Allora non bisogna vivere nella paura. Certo, la morte deve arrivare. Tutti noi un giorno dobbiamo morire, grazie a Dio. Però bisogna salvare l'anima. Allora l'umanità deve prendere le conseguenze. Noi non possiamo fare quello che noi vogliamo. Allora per questo, se io credo, perché parlando della pace durante la guerra, mi ricordo noi dai primi anni abbiamo pregato per la pace. Non si sapeva che nell'anno 91 verrà la guerra. Io andavo a scuola a Mostar, Mirjana a Sarajevo, e tanti ci prendevano in giro perché noi si pregava per la pace, noi si faceva digiuno, si pregava rosario. Però dopo succede la guerra, da noi quasi nulla, invece queste città erano tanto colpite. Mi dispiace per tante persone, però voglio dire che veramente abbiamo capito che la preghiera ci ha protetti, digiuno ci ha protetti, perché la Madonna ha detto: io metto il mio manterò sopra la vostra parrocchia, perché avete accettato il messaggio, avete pregato. E veramente la Madonna non ha messo solo il suo manto sopra Međugorje, ha messo sopra tutte le altre parrocchie che hanno risposto. Veramente abbiamo imparato che la preghiera è molto forte. Tante volte la Madonna ha detto, cari figli, con la preghiera al digiuno anche le guerre si possono fermare, cambiare leggi della natura. E io direi che la situazione più o meno è così in tutto il mondo. Finché si è pregato insieme nelle famiglie andava tutto bene, da quando si è smesso pregare nelle famiglie sono cominciati tutti questi problemi. Certo, tra l'altro la famiglia che è molto combattuta negli ultimi anni in particolare, e come hai detto prima la Madonna è venuta a completare a Međugorje ciò che è iniziato a Fatima. A Fatima Suor Lucia ha detto che l'ultima battaglia che il demonio avrebbe fatto contro l'umanità sarebbe stata contro la famiglia, e siamo veramente nel pieno di questo. E proprio in questo combattimento che c'è contro la famiglia e contro la vita stiamo vedendo che l'umanità, invece di trovare quella felicità che pensa di trovare attraverso il peccato che non riconosce più, in effetti sta andando sempre di più in un burrone, in un precipizio, e come dice la Madonna, state cercando di costruire un mondo senza Dio. Allora, tu che hai vissuto la bellezza, tu come noi pellegrini che e sappiamo, perché l'hanno detto i veggenti, che ognuno di noi è arrivato a Međugorje perché ci ha chiamato personalmente la Madonna. Allora tu, e come ognuno di noi, abbiamo sperimentato la bellezza della preghiera, la bellezza della pace che veramente, come dice la Madonna Međugorje, deve essere prima nei nostri cuori, poi nelle nostre famiglie, poi negli ambienti dove noi viviamo, e poi possiamo estenderla a tutto il mondo. Ecco. Invece viviamo in una società attuale dove predichiamo la pace mondiale senza avere la pace
dove viviamo e con chi viviamo, ed è per quello che stanno, secondo me, arrivando anche questi, queste prove, che altro non sono che una purificazione. Ma a Medjugorje ed è veramente il luogo dove più di tutti la Madonna, malgrado le prove, ci dà questa grande speranza, questa grande bellezza di guardare comunque sempre. Ad esempio, uno degli ultimi messaggi in pieno coronavirus ha detto: la primavera sta arrivando. Ecco, questa speranza che lei ci dà, perché comunque la nostra meta è arrivare a suo figlio Gesù, che è la vita eterna. Ma sì, sì, sì. Comunque, certo che la preghiera è molto forte. Ecco, io posso dire anche, i miei ragazzi sono 21 e 19, e abbiamo sempre pregato in famiglia, però c'erano negli ultimi anni un po' meno, sai, uno esce, non è che possiamo sempre dire la preghiera come una volta. Però quello che voglio dire è che durante questi due mesi di coronavirus, di nuovo come era periodo quando non si poteva uscire dalle 6 fino a, come si chiama questo, coprifuoco, come si chiama questo? Sì, sì, allora figli rimanevano a casa e abbiamo di nuovo cominciato a pregare con la gioia, veramente, e abbiamo detto: qualcosa anche con questo coronavirus ha fatto bene, le famiglie si sono avvicinate. Anche mi raccontava mio fratello, che abita, io abito a Mostar, allora i miei genitori, papà è morto, comunque mamma con i fratelli, con i figli, vive a Medjugorje, e dice che anche le famiglie che magari vivono vicino a Medjugorje, che magari non si pregava tanto, adesso durante questo periodo si è cominciato a pregare molto di più. Questo è bello veramente, che la preghiera, anche tanti pellegrini italiani, io sono in contatto tramite con tanti pellegrini che vengono, che sembra brutto, c'era qualcosa di bene, che le famiglie si sono di nuovo, come si dice, unite e si sta pregando. Ma c'è la speranza, veramente, anche la Madonna ha detto: mio cuore trionferà. Questo noi non abbiamo avuto mai dubbi, però sicuramente passeranno i momenti difficili, li passiamo tutti, e sappiamo che la famiglia è molto, molto attaccata. C'è una, noi abbiamo Radio Mir Medjugorje. Tutti i giorni prima di mezzogiorno c'è una piccola storia da riflettere, e si dice che le cose non vanno bene in casa da quando abbiamo lasciato straniero abitare nelle nostre case. Chi è straniero? TV. Dice: se noi bambini diciamo una cosa brutta, genitori ci sgridano. Se straniero dice una cosa brutta, loro lo sopportano. Se genitori, se noi ci ammaliamo, genitori ci dicono di prendere te qualche medicinale, però se straniero si ammala, subito chiamano medico, lo portano in ospedale, neanche un giorno non può essere ammalato, diventano nervosi. Nel frattempo ha avuto la moglie, computer e due figli, cellulare e Facebook. Certo, aiuta anche questo, anche questa sera tramite questi mezzi noi possiamo comunicare, però il problema è che si è esagerato. Questi mezzi hanno rovinato tante famiglie, purtroppo. Hanno allontanato le famiglie da Dio, dalla preghiera, e tante famiglie si sono rotte proprio per questi mezzi. Sì, purtroppo. E anzi, devo dire che anche i potenti hanno utilizzato questi mezzi per darci la loro voce, che non era comunque una voce di verità, non era la voce che porta a una vita sana. Anzi, sono riusciti attraverso questi mezzi a confondere tutti e a far passare, a far, come dire, mettere in pratica al demonio quello che lui è riuscito a fare in questo secolo, cioè far credere che lui non esiste. E attraverso la comunicazione della televisione, che io ricordo a Medjugorje, uno dei primi anni che sono venuta, Suor Elvira l'aveva chiamato l'altare di Satana,
dove proprio vengono, vengono raccontate le menzogne, dove comunque la massa creda a queste menzogne, non solo la televisione, e anche Facebook, e anche WhatsApp, dove tutti parliamo e ci svuota, non abbiamo dopo più la forza di pregare. È riuscito questi mezzi di comunicazione, oltre a propagandare la menzogna e l'errore, e a far dimenticare il peccato, a far dimenticare Dio, sono riusciti anche a svuotarci di quella forza e di quel tempo necessari per dedicare alla preghiera. Anzi, adesso addirittura abbiamo visto che sono riusciti a farci credere che la messa in televisione è uguale alla messa nella chiesa. Quindi stanno veramente svuotando attraverso questi mezzi di comunicazione la verità e l'unità delle persone. Tu cosa ne pensi? Ma sì, infatti io, anche noi abbiamo avuto la chiesa chiusa per 2 mesi, diciamo più o meno. Settimane fa ho detto a Maria, visione, grazie a Dio che c'era anche questa possibilità, c'è Giugorje che trasmette la messa, però la televisione croata di Zagabria trasmette la messa ogni giorno alle 6, anche noi abbiamo seguito. Ero fuori, erano quasi 150 persone qui a Mostar, io vado alla mia parrocchia alla cattedrale e passa parroco, perché lui aspettava la gente di confessare e mi dice, ho guardato qualche giorno fa una trasmissione, una signora dice, è uguale guardare la televisione dalla poltrona o andare in chiesa, poi quello che conduce il programma dice, è bello, sempre bello. E lui dice, non è uguale, non è stesso. Noi, tu quando vedi del cibo sulla televisione, tu non lo puoi mangiare. Allora non è stessa cosa. Allora quello che tu dicevi, c'era qualcuno, Dio no, che ci voleva staccare dalla Chiesa, dalla Messa, dalla Eucaristia. Purtroppo è riuscito. Purtroppo è riuscito. Però problema adesso che tanti magari si sono abituati a questa messa da televisione, non andranno più, però credo chi è andato prima andrà di nuovo. Ecco, veramente noi siamo stati così contenti, stasera sono andata a messa perché è il giorno della festa, veramente bello trovarsi in chiesa e siamo così felici perché di nuovo è normale, di nuovo normale, ecco, purtroppo qualcuno ha riuscito, però c'è pericolo che tanti adesso rimangano a casa perché c'è alla televisione, non si va in chiesa, non è stessa cosa. Anche a Međugorje si è cominciato fuori perché lì c'è la possibilità, perché tante possibilità, infatti qui la chiesa francescana Mostar, loro hanno cominciato 2 settimane fa perché è la chiesa più grande, però i miei figli sono andati domenica a confessarsi, lì dicono che erano circa 300 persone, bello che si è cominciato, la gente vuole questo, noi veramente siamo un popolo che andiamo in chiesa, si va in chiesa. Certo, a proposito di andare in chiesa, un argomento caro alla Madonna in particolare è quello dei suoi figli prediletti, i sacerdoti, e per anni, alla fine del messaggio del 2, ha sempre chiesto appunto di pregare per i suoi cari figli, i sacerdoti. Io ricordo benissimo i grandi insegnamenti di Padre Slavko, Padre Joso, ecco. Allora mi domando, Padre Slavko, al tempo del coronavirus, che cosa avrebbe fatto? E come dice la leggenda miriana, però c'è un tempo del prima, ci sarà un tempo del dopo, e questi due tempi saranno attraversati dal ponticello dei 10 segreti. Però quel ponticello ce lo possono solo far attraversare i sacerdoti, ed è per questo che bisogna veramente pregare tanto per loro affinché lo Spirito Santo li illumini.
Certo che in un momento come questo, dove veramente sembrerebbe, e non è un giudizio, sembrerebbe che i sacerdoti stessi, io parlo soprattutto qua in Italia, hanno, come dire, non sono riusciti ad avere quella fiducia forte per non temere, ecco, sembrerebbe veramente che uno non sa più cosa fare e da chi farsi guidare. Quindi veramente io penso che più che mai dobbiamo pregare per i sacerdoti, la Chiesa, affinché ritrovino la forza che Dio stesso gli dà. Tu cosa ne pensi, cara Draga? Non bisogna condannare nessuno, perché anche trovati in una situazione che conosciamo, hai capito? Nessuno conosce. E anche qui non volevano prendere questo. Se la gente viene in chiesa, poi si conteggia, diciamo, veramente non so come comportarsi. Ricordo, io sono andata alla messa l'ultima volta giorno 19 di marzo. Era giorno di San Giuseppe. E però ho detto, forse... perché era l'ordine, anche lui poverino doveva obbedire, diciamo, lo Stato, però tutti ci siamo trovati in una situazione molto difficile. Però parlando dei preti, dei sacerdoti, la Madonna già da tanti anni ci chiede di pregare per i nostri pastori, però se noi li abbiamo ancora, perché il problema è che c'è mancanza di tanti preti. Io mi ricordo qualche anno fa c'era qui una ordinazione dei preti, e allora c'era prete, un giovane prete che ha celebrato prima volta la messa, e prete che ha celebrato per lui Santa Messa ha detto una cosa che sono rimasta colpita, che in Germania hanno 30 milioni dei cattolici, hanno 19 seminari, solo 47 seminaristi. Io in quel momento mi sono chiesta, quando muoiono quelli vecchi sacerdoti fra 10 anni, chi darà assoluzione al popolo cattolico tedesco? Forse loro non li interessa, oppure credono che li sempre possono avere dai paesi poveri tipo India, Filippini, Sri Lanka, Sud America, Africa, come vengono da voi? Oppure cosa credono, che li possono comprare come giocatori di calcio tipo Messi, Ronaldo, Neymar, Modric? No, un prete non si può comprare. E veramente noi siamo fortunati che ancora, grazie a Dio, abbiamo tanti preti. Per questo non è per caso che noi abbiamo avuto nostra provincia, dove Medjugorje si trova, Erzegovina, 66 frati uccisi nell'anno 45, alla fine della guerra. Anche parroco di Medjugorje, quello che ha fatto la croce, padre Bernardi, lui fa parte di quelli 66 martiri di Mostar buttato nel fiume Neretva. E sulla tomba di questi frati c'è la scritta: la sangue dei frati, seme nova dei cristiani. Allora dovevano morire questi frati per oggi averli noi. E veramente siamo molto fortunati perché li abbiamo. Però quella situazione che c'è adesso, certo, io ho ricevuto tanti video anche da italiani, sono, diciamo, accusano anche tanti preti perché non alzano la voce, tanti hanno alzato la voce per combattere per Santa Messa, però ripeto, tutti ci siamo trovati in una situazione che noi non conosciamo, e allora non bisogna condannare nessuno, noi solo continuiamo a pregare, lasciamo Dio fare il resto, perché lui ci penserà anche di questo tutto. Hai perfettamente ragione, anche perché la Madonna ogni 2 del mese, infatti alla fine del messaggio della Veggente Miriana, ha sempre detto: pregate per i miei figli prediletti, pregate per i sacerdoti, pregate per la Chiesa. Adesso però, mentre parlavi, mi è venuta in mente un'altra cosa, visto che tu abiti a Mostar.
E io ricordo che durante la guerra noi andavamo a trovare come pellegrini Don Crescio, che è a Mostar, e che è un sacerdote che ci raccontava che all'epoca, adesso non so in questi ultimi anni se è migliorata la situazione, praticamente c'era solo la sua chiesa cattolica e tutta Mostar era piena di minareti, infatti era impressionante un po' da vedere. E lui già proprio in quegli anni, nel 93-92 così, ci diceva: sappiate che l'Europa verrà invasa dall'Islam. E a noi italiani sembrava una cosa fuori dal mondo, un'ipotesi del genere. Invece adesso vediamo un attimino veramente come la nostra fede cattolica è attaccata, diciamo quasi a favore di difendere questa l'Islam, no? Allora, visto che abbiamo parlato dei nostri sacerdoti e della nostra fede e della guerra e delle prove, ecco, e della speranza che comunque la Madonna ci dà e comunque il fatto che Dio stesso ha detto che gli inferi non prevarranno e la sua chiesa non verrà distrutta. In quegli anni lì, quando c'era la guerra da voi, sembrava che non si sarebbe riusciti a uscire dal tunnel, e invece, grazie a Dio, con le preghiere e con i digiuni, si è riuscita anche ad accorciare quel tempo di prova. Ecco, questa invasione dell'Islam proprio nel nostro continente, tu che hai già visto nella tua, come dire, città, come è andata, cosa ne pensi? Infatti io forse 3-4 anni fa, nella mia chiesa, come ripeto, è la cattedrale di Mostar, ogni mese esce un giornale, si chiama La Chiesa sulla Pietra. Ho preso quel giorno, dove ho letto, magari ti posso mandare in questi giorni veramente un articolo interessante scritto da un prete: come sarà l'Europa nei prossimi anni? Allora c'era scritto che la Francia fino all'anno 29 sarà già un paese islamico, perché già gioventù fino a 20 anni, specialmente Sud Francia, Nizza, Marseille, Parigi, sono già 50% musulmani, perché giovani francesi non si sposano oppure convivono, pochi figli, più cani e gatti, con tutto rispetto, anziani moriranno, cosa possiamo aspettare? Belgio, Inghilterra, Olanda, Svezia, Germania. Forse la Madonna viene così lunga anche per questo, avete pensato? Forse anche questo può essere uno dei 10 segreti, perché i segreti non sono solo le catastrofi, tipo terremoti, tsunami, le guerre. Catastrofi più grande: sta morendo Cristo in Europa, un continente una volta cristiano. Allora io direi, non possiamo condannare tanto gli altri. La domanda è: dove siamo noi? Dove siamo noi cattolici? Perché io ho visto un articolo, un video che un prete giovane italiano, quando chiedeva di celebrare la messa, ha detto che nella sua parrocchia va solo 4-5% in chiesa. Non lo so quanta gente va in Italia a messa, però sicuramente non tanti. Allora questa è la domanda che noi dobbiamo chiedere se stessi, e dopo arriva Islam, se noi non viviamo il messaggio. Beh, però se vuoi ti mando questo articolo, puoi tradurlo sul Google, perché è scritto da un prete, è documentato, però credo che voi vedete la situazione da voi. Ti faccio una confidenza. Ho portato mia figlia a Medjugorje, bambina, durante la guerra, perché seppur io temessi che potesse capitare qualcosa, perché dicevo, no, non perché sono una pellegrina devo essere più protetta di un bambino di 3 anni che sta morendo a causa della guerra, però il richiamo di venire da Maria era più forte, ed era più forte al punto di portare mia figlia che aveva 6 anni. E per questo, per dire che venendo così piccola, mia figlia si è innamorata della lingua slava e adesso lei parla perfettamente, scrive croato, quindi la traduzione la farà lei. Ecco, benissimo. Comunque domandi te lo mando, però c'era un prete di Ravenna, certo che è morto, era già vecchio in quel periodo, lui diceva, veniva anche durante la guerra con quelli convoi, Chiarina, Alberto Bonifacio,
E lui diceva: veramente assurdo, noi veniamo nel paese dove c'è la guerra a cercare la pace. Ecco, tanti, grazie a Dio, hanno trovato la pace a Medjugorje. Assolutamente vero, io sono una testimone oculare di questo e ti dirò di più, ho sentito parlare di Medjugorje subito, i primi 15 giorni e poi fino al 93 per una serie di dioincidenze, perché un mio amico sacerdote dice non esistono le coincidenze, esistono le dioincidenze, mi capitava sempre di avere informazioni legate a Medjugorje, io avevo un desiderio grandissimo di venire, però proprio vero, si arriva a Medjugorje quando c'è proprio la chiamata di Maria. E mi ricordo che in quegli anni che ancora non ero arrivata a Medjugorje, però mi arrivavano queste informazioni così per caso, sembrava, mi sono trovata a casa di una mamma di un bambino che andava all'asilo con mia figlia e lei mi ha fatto vedere un DVD dove si parlava di Medjugorje. Io proprio ero assetata di queste cose. E questo video finiva dicendo: Medjugorje è un'oasi di pace. E io non so come mai proprio ho pensato, e beh, facile, mica c'è la guerra, vorrei vedere se ci fosse la guerra, se sarebbe un'oasi di pace. E la Madonna mi ha proprio chiamata a Medjugorje durante la guerra, e lì ho potuto veramente vedere che era un'oasi di pace. Tutto intorno, ripeto come ho detto all'inizio, c'erano i rumori della guerra, ma in Medjugorje io ricorderò sempre, mentre bombardavano, si sentivano i bombardamenti, Visca ci faceva la testimonianza con la stessa pace con cui poi ero vista fare tantissime volte gli anni dopo, quando la guerra non c'era. E io dicevo: ma è chiaro che Visca vede la Madonna, perché se non vedesse la Madonna, stanno bombardando, ma altro che dire a noi pellegrini queste cose, sarebbe la prima a scappare. Lei può mantenere questa pace, questa gioia, questa bellezza che irradiava, perché veramente lei vedeva la Madonna. E noi pellegrini, soprattutto i pellegrini di quei primi anni, veramente guardando un veggente era quasi come vedere la Madonna, perché vedevamo attraverso i loro sguardi, quei loro sguardi veramente di una gioia non umana, incontenibile, ecco, noi vedevamo la bellezza del paradiso, la bellezza di Maria che si mostrava a loro, e loro ce la donavano attraverso questo loro proprio... questa loro capacità, pazienza che in tutti questi anni hanno continuato ad avere proprio per portarci quello che loro gratuitamente hanno ricevuto. E per noi è un dono immenso. E ci ha fatto vedere Maria come anche in mezzo alla guerra, noi italiani venivamo giusto a trovare la pace lì, perché la vera pace non è fatta da ciò che ci circonda, ma da ciò che abbiamo nel cuore. Se noi abbiamo nel cuore Dio e Maria, nulla ci fa paura. Non attendiamo... con timore le catastrofi, ma attendiamo con speranza il momento di incontrarli, ecco. Certo, paura non deve esserci, sicuramente, sempre la speranza, perché anche la Madonna in un messaggio ha detto che Satana è così forte, vuole distruggere la speranza nei vostri cuori, non permettete questo a Satana. Vero. E poi sì, diciamo che ovviamente come la Madonna chiama ognuno di noi, e per ognuno di noi ha un progetto, una chiamata. Le persone pensano: ah, se io vado a Medjugorje devo cambiare vita, o che vita noiosa perché devo pregare, senza sapere invece che incontrare Dio è veramente la cosa più bella, più fantasiosa, meno noiosa che si può vivere, perché anzi il demonio è ripetitivo e fa ripetere sempre le stesse azioni e fa cadere sempre negli stessi peccati, mentre Dio invece per portarci a Lui veramente è come se inventasse sempre qualcosa di nuovo per stupirci e per far sì che sentiamo la sua presenza, ecco, dobbiamo semplicemente aprire il cuore. E mi sono persa, avevi detto qualcosa sul demonio che volevo fare il collegamento, comunque appunto io penso che non bisogna mai pensare a lui, perché lui comunque è menzognero, quindi... non darlo importanza, c'è, comunque c'è, esiste, bisogna combattere, però non dare tanto importanza, dare importanza a Gesù e alla Madonna, questo è più importante. E sempre avere fiducia, mai perdere la fede, perché veramente
abbiamo poca fede, anche quando è successo questo che è successo in questo periodo, certo che tutti siamo un po' giù, però adesso spero che quando si è cominciato a uscire, che abbiamo imparato qualcosa che non ci serve così tanto nella vita. Credimi, certo, questo periodo abbiamo passato sia voi sia noi, abbiamo capito che non ci serve tutte queste cose materiali. Sai cosa mi mancava? L'unica cosa che mi mancava la messa. Questo mi mancava. Tutto il resto si aveva, però non vedevo l'ora che si apriva la chiesa, non negozi, non diciamo bar o altri posti. Non vedevo l'ora che comincia a Sanse. Grazie di me. Certo. Cara Draga, io direi, visto che abbiamo degli amici che ci stanno seguendo, se vuoi concludiamo con una preghiera insieme e speriamo veramente che tutto si ripristini al più presto, perché veramente in tanti qui dall'Italia vogliamo tornare a Medjugorje, perché veramente abbiamo bisogno di risentire quella pace, quell'amore che solo lì si sente. Ovvio, Dio c'è in tutte le chiese, in tutte le messe, però a Medjugorje c'è una presenza che ti scalda il cuore. Io dico sempre, quando io ho sempre avuto la grazia di avere la fede, però fino a Medjugorje avevo una fede raccontata, una fede quasi come una favola. Da Medjugorje in avanti è diventata una fede viva. Veramente la Madonna Medjugorje mette nel cuore il seme della fede viva, dell'incontro con suo figlio Gesù. Quindi noi chiediamo, con questa preghiera che facciamo insieme con te e con chi ci sta seguendo adesso, chiediamo veramente a Maria di risolvere tutti i problemi come neve al sole, affinché possiamo tornare come lei vuole, quando lei vuole e attraverso la sua chiamata. Vuoi, Draga? Certo, ecco, io vorrei anche era di l'eterno riposo per tutti questi che sono morti di coronavirus. Infatti ho chiesto specialmente a Bergamo, è successo tanto, mi hanno dato un filmato, se è vero, era vero questo. Allora, per tutti quelli che sono morti, e speriamo che si trovano in purgatorio, poi andranno in paradiso, perché sappiamo che la Madonna volte in due modi diversi aveva fatto vedere tramite i veggenti paradiso, purgatorio, inferno, e quando l'avevano chiesta perché ci hai fatto vedere tutti questi posti, la Madonna ha detto: perché ci sono tanti quelli che anche vanno in chiesa, non credono che questi posti esistono. Per quelli che vanno in paradiso, la Madonna ha detto, sono quelli che sulla terra sono rimasti fedeli a Dio. In purgatorio erano indifferenti, non può essere bianco e nero, o è bianco e nero, non si può servire due padroni. Adesso, quando si trovano in purgatorio, sono consapevoli che Dio esiste, che paradiso esiste, per sé purtroppo non possono più pregare, chiedono le buone persone che vivono su questa terra di pregare per loro davanti a Dio, per quelli che pregano per loro. Infatti, da quando è cominciata questa pandemia, veramente tutti i giorni dico la preghiera che Dio risolve tutto questo a modo suo, perché tutti i giorni dico la preghiera di quelli che sono defunti, ecco, di l'eterno riposo al Signore, splende ad essi la luce perpetua, riposa in pace. Amen. E diciamo la preghiera per tutte le nostre intenzioni. Concludiamo con un Pater, Ave e Gloria. Va bene. Facciamo insieme. Bene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie, Regina della per noi. Grazie Dio, grazie a voi e grazie Dio, grazie alla Madonna che è apparsa. E grazie a tutti i pellegrini che sono venuti e io ho avuto lavoro, grazie a voi, veramente. Allora cosa significa? Ho avuto lavoro come noi tanti altri, non abbiamo dovuto andare via, essere migranti, andare da questo paese. Perché siamo rimasti? Grazie a Dio se siamo rimasti qui, qui c'è ancora Dio, perché chissà se si è andato in Germania o qualche altro posto, lì c'è poco Dio. Allora noi grazie a Dio, grazie alla Madonna ancora Dio è presente. Vi saluto tutti e vi voglio e non vedo l'ora che di nuovo venite a Medjugorje che ci vediamo, però almeno siamo uniti nella preghiera. Certo, anche noi non vediamo l'ora di venire a Medjugorje, saremo felici di riabbracciarci l'un l'altro. E volevo appunto tutti i ringraziamenti che hai fatto, li condivido in pieno e vorrei ringraziare anche Liseo che mette a disposizione appunto questo canale che si chiama proprio Medjugorje Italia TV, dove veramente si può respirare l'aria di Medjugorje, soprattutto in questo periodo dove c'è impossibile venire. Ecco, quindi ringraziamo anche Liseo, questo canale particolare che veramente ci aiuta. Eliseo, grazie, Dio si serve di tutti noi. L'ultima cosa, a Dubrovnik ho sentito, ero a messa in ottobre, allora prete raccontava, era il giorno di Papa Giovanni XXIII e lui diceva, quando lui è stato eletto, figlio dei contadini, tutto sorpreso, come farà, perché sai non è capace di essere Papa, dice tutta la notte non sono riuscito a dormire. E come non sono riuscito a dormire, verso mattina vado in cappella, sento la voce di un angelo che dice, ma tu cosa credi che sei così importante? Tu credi che puoi cambiare tutto il mondo? Tu fai la tua missione, lasci Dio fare il resto. E lui dice, io appena ho sentito quello, mi sono addormentato subito. Per questo voglio dire che... Dio ha scelto veggenti, loro hanno, come si dice, compiuto la sua missione. Dopo ha scelto Padre Slavko, lui ha fatto la sua missione, Padre Ioso, tanti altri preti. Dio ha scelto te, Dio ha scelto Eliseo, Dio ha scelto me. Importante che noi facciamo la nostra missione molto, va bene. Grazie. Grazie a tutti, grazie a te, grazie a tutti, grazie alle persone che ci hanno seguito. Se volete dalla pagina Facebook di Medjugorje Italia TV o dalla mia Angela Cicocche, se volete condividere questa diretta in maniera che anche altre persone possano ascoltare la testimonianza di Draga, se volete attivare le notifiche così anche le prossime trasmissioni le potrete vedere, potrete poi anche seguire sul canale YouTube, verrà scaricata questa diretta sul canale YouTube di Angela Cicocche, potete poi anche lì attivare le notifiche. E seguite comunque questo canale Medjugorje Italia TV perché veramente Medjugorje viene nelle case di noi italiani in particolare grazie al all'umile servizio che Liseo sta facendo. Draga, è stata una grande gioia, un grande bacio da parte di tutti. Una cosa che ho dimenticato, che prima volevo dire, che quello che è successo coronavirus è cominciato a Wuhan, poi la vostra Lombardia, perché lì aria è più inquinata. Diciamo, i scienziati hanno detto che più o meno è stessa diciamo, l'aria inclinata. Venite a Medjugorje dove l'aria non è inclinata, quando Dio vuole. Ecco. E infatti a Medjugorje non avete avuto quasi praticamente casi, e quei pochissimi casi sono subito finiti. Mi dispiace per le altre vittime, però sono in cielo.
sono in cielo tutti. Preghiamo per loro. Bene, buonanotte e saluta a tutti. Grazie, buonanotte. Grazie a te e a tutti quanti gli amici. Grazie. Che ci stanno seguendo. Grazie, bello, bello sentirci.